partiti. Molto serrata in avanti, almeno quattro cavalli a far partenza, tra cui Musicante di Breme, Direct Drive, Ace to Pesca, Caberan. A questi si aggiunge Baby Naif, poi Zep Maio dopo un break un po' incerto, mentre in coda Dan Bleu ha perso un po' di terreno. Alla fine emerge dalla lotta Musicante di Breme, che ha assunto l'iniziativa, al suo esterno Ace to Pesca, Austro che si presenta per via larga in giubba azzurra con il cap giallo, all'interno invece sistemata Caveran su Direct Drive con l'altra giubba gialla, la giubba bianca con i braccialli rossi è quella di Baby Naif, all'interno della quale c'è Pierre Delune, al largo avanza anche per corsie esterne Antiquarium con l'altra giubba bianca e il cap verde con all'esterno il Drago di Breme, poi torna Buoni ancora per vie interne Pierre Delune insieme a Zep Maio, cima de Bois, ultima posizione per Danu Blu. Questi protagonisti al paletto dei 600 con Musicante di Breme che vede sempre a suo fianco Ace to Pesca, in terza corsia si concretizza Austro per vie interne Caveran, poi Baby Naif, Eugene che si avvicina al largo con il cap Amaranto, ai 400 Austro temporeggia sui suoi contendenti, Baby Naif e Eugene che avanzano per le vie larghe, poi Zep Maio torna Buoni e ancora Caveran che prova le maniere in quota, all'ultimo farno che è passato in vantaggio Austro su Caveran, Baby Naif e Eugene che scattano addosso, poi anche Danu Blu delle retrovie, nell'ultimo tratto Austro che è ancora in vantaggio, Austro sui due della Briantea, Austro davanti, Austro che la porta a casa su Danu Blu che emerge al secondo, poi Baby Naif, Caveran e Eugene. E dopo 4 secondi posti di fila, Austro da favorito, la porta a casa Dario Vargio per la scuderia Genez ai colori, il team Bazzani al training, vediamo per i piazzamenti del quintè con Danu Blu che riesce a fare secondo al terzo Baby Naif. Poi ancora in quota ci sono gli Eugene di fuori e all'interno Caveran, molto vicini per la quarta moneta.